quelli originali, con cui essi possono convivere equilibratamente e integrarsi a livello visivo. Nel settore della tintura, le strutture del laboratorio dell'opificio sono totalmente autosufficienti. Grazie alla collaborazione con importanti industrie chimiche, si è operato nella ricerca e nell'impiego di coloranti sintetici per la tintura dei filati, in modo da garantire la solidità delle tinte nel tempo e la perfetta riproduzione dei colori originali. A tutt'oggi, le ricette di tintura sono arrivate a circa 2000 per adeguarsi alle infinite sfumature che i colori originali, invecchiando, hanno assunto nel tempo. La metodologia messa a punto in anni di ricerche ha l'obiettivo di recuperare non solo l'integrità tessile, ma anche le qualità estetiche degli arazzi. Nell'arazzo, infatti, la materia è legata all'immagine più che in altre tipologie artistiche. I fili della trama, costruendo il tessuto, costruiscono anche le immagini. Nel rispetto di questi presupposti di ordine teorico, sono state affinate complesse tecniche di intervento che mirano alla restituzione della unità tessile e figurativa. La scelta di un restauro che si introduce nell'originale richiede ovviamente una speciale manualità, guidata da un affinato senso critico. Dati i lunghissimi tempi richiesti da questa tecnica, l'operatore deve possedere anche una particolare attitudine psicologica a lavorare con paziente attesa. L'intervento integrativo che qui descriviamo sommariamente consiste nel recupero a tessitura delle zone lacunose. Il restauratore, utilizzando un particolare tipo di tavolo a mattonelle scorrevoli appositamente progettato, può lavorare su piccole porzioni di tessuto valendosi unicamente dell'ago e del filo. Nei casi meno gravi, in cui le lacune sono limitate alla perdita delle trame, queste vengono ritessute sugli orditi originali. Quando anche l'ordito è mancante, i nuovi fili di ordito vengono reinseriti agganciandosi alle zone adiacenti del tessuto ben conservato. Quindi si procede con la ritessitura delle trame. Nei casi più gravi, nei quali si è determinata in modo irrecuperabile la perdita del disegno perché mancano gli elementi guida per la sua ricostruzione, si attua comunque una ritessitura di collegamento materico, senza ricostruire il disegno, ma studiando abbinamenti di colori scelti sulla base delle componenti cromatiche delle zone circostanti. Nelle situazioni in cui non è possibile intervenire con il metodo di base della ritessitura, ci si limita a fissare gli orditi a dei supporti applicati sul rovescio tramite una serie di fermature, la cui scansione viene studiata per garantire l'equilibrata adesione dell'arazzo al supporto. A conclusione dell'intervento, si procede ad applicare sul retro dei supporti localizzati a sostegno delle zone rimaste più fragili, ad applicare la fodera protettiva e a ritessere le cimose, che di solito sono frammentarie o addirittura mancanti. Nei casi più fortunati, dopo le migliaia di ore di lavoro che l'intervento sull'arazzo comunque comporta, si può addirittura esporre queste opere nella maniera tradizionale, cioè liberamente appese alla parete. In altri casi, è necessario invece ricorrere alla protezione di una teca.